ci stavi dicendo di Asia Argento? Stavo dicendo che è presumibile che tra i motivi per cui non è uscita da quella stanza d'albergo ed è andata la polizia a denunciarlo, c'è anche il fatto che forse pensava di trarre benefici professionali dal fatto di essere l'amante del più grande produttore cinematografico del mondo. Ecco, allora denunciare tutto 20 anni dopo e soprattutto una volta che è scoppiato lo scandalo, io lo trovo addirittura un po' vigliacco, oltre che triste, perché tu in tutti questi anni sei stata complice di un uomo, come dire, molto particolare, e non denunciandolo subito hai permesso a quest'uomo di perpetrare questi atteggiamenti con altre donne, e quindi mi spiace, non sei vittima, sei complice. Ma prego, se posso permettermi io... Devi, sei qui apposta. Cioè, a 21 anni è comprensibile la paura, specialmente in un settore come quello dove lavoriamo, di bruciarsi, la paura di avere delle ritorsioni. Guarda che anche in fabbrica fa paura, c'è il rischio di perdere il posto. Sì, infatti anche in fabbrica succede che non viene denunciato un fatto, ci sta il silenzio, anche in politica ne abbiamo visti in queste, quindi dire addirittura complice mi sembra... un attimino un aggettivo pesante per una donna che comunque ha subito una violenza, questo non è giustificato da nulla, cioè ma nessuno giustifica la violenza, però poi sei stata amante di quest'uomo per almeno 3 anni, insomma, e nel frattempo hai fatto una grande carriera cinematografica. C'è una parola un pochettino pesante. Poi è difficile entrare in logica. Chiara! Io penso che sia qualcosa di assolutamente inconcepibile puntare il dito contro chi comunque dice di aver subito una violenza. Lei non è che era necessario denunciare, non è che lei non fai soldi dire, sulle violenze. Se no è un altro discorso. Come? Se subisci una violenza vai dalla polizia, non fai soldi. Fai soldi nel senso che diventi famosa. Questo è un discorso molto semplice vai dalla polizia, da fare, ridotto così. Non è semplice. Sì, certo che può crepere. No, lo è, perché non si sta parlando di un ha rubato 3 caramelle, lo vado a dire. C'è qualcosa di molto intimo, qualcosa di molto personale che non tutti elaborano con questa facilità. Oltretutto qui non c'è solo la violenza, ma c'è l'abuso di potere, come giustamente diceva l'attrice. È vero, sarebbe più giusto, sarebbe stato più giusto che denunciassero tutti subito, non solo chi ha subito le violenze, ma anche tutte le persone che in qualche modo sapevano, perché un uomo che ha 65 anni sicuramente ormai pensava di averla fatta franca, visto che ci sono decine e decine di testimonianze. Sì, c'è però un elemento in più, se posso permettermi, io non lo so, se io ho letto oggi sulla stampa che poi ha avuto una relazione, ha continuato a frequentarlo, questo che mi stupisce, Crepe. Sì, come... è facile. Come... No, ma non me lo chiedo, perché io odierei una persona che usa violenza nei miei confronti, non so se sia vero, perciò non voglio fare... Sì, questo è un... cioè tu non lo frequenti più uno che si permette di fare una cosa di questo tipo? No, però, sì, ok, questo, io sono d'accordo, però è facile manipolare la mente di una bambina di 21 anni che sogna il cinema, che sogna il grande schermo, che sogna, perché con questo lavoro comunque viene richiesta una grande personalità, una grande forza, e molte volte le ragazzine quando si avvicinano a questo mestiere sono piccole e non sono in grado di gestirlo, quindi tu a 65 anni hai anche la responsabilità di mettere le mani su una ragazza di 21 che magari... Ne aveva 45, nessuno lo mette in discussione, cioè questo è un maiale, cioè non vorrei essere stato equivocato. Il suo atteggiamento è, non credo che il giudizio sia unanime, però 30 anni dopo dire no, ma per 5 anni mi ha molestato, però nel frattempo io ho approfittato del suo potere, allora è stato uno scambio, non lo so. Crepe,